mie sorelle. Allora, live della sera, e no, non live della sera. Questo è per YouTube, è un video che faccio per il canale di YouTube. E ovviamente non ho la più pallida idea di che cosa voglio dire per primo, no? Per prima cosa, perché tutte le cose che sono importanti, no? Che sto seguendo sono già in me e non mi voglio preoccupare nemmeno, grazie alla mia santa pigrizia mentale, di preoccuparmi da quale filo iniziare. E come diceva Giordano Bruno, Dio, a parte il simbolo che è un triangolo, poi Carpiolo lo sa, Dio è una cosa con dei filamenti, comunica con noi attraverso dei filamenti, no? E questi filamenti sembra che esistano realmente, no? Sembra a chi? Alla nostra anima o alla nostra psiche? Me lo domando io per primo in questo momento qui, no? Perché è già sbagliata l'impostazione di base. Chi ha deciso che le risposte degli scienziati siano la verità che fa bene alla vita dell'essere umano? E di conseguenza anche al genere umano. Chi lo ha stabilito? Che quei tipi di scienziati sono da seguire, da ascoltare, quei tipi di scienziati sono da ignorare, da combattere, da non dargli credibilità. Chi lo decide? Lo decide la gente, il popolo? No, non lo può decidere, il popolo è ignorante. Lo è sempre stato. Io mi rifiutavo di credere questa cosa quando ero un ragazzo, discutevo con il mio allora primo cliente ed anche ex professore di educazione artistica alle scuole medie, l'unica scuola che mi è servita, perché Agostini mi ha dato un'impronta senza che lui lo sapesse, molto importante. Adesso stavo appeggiando la telecamera, ma la giro dopo aver detto questa cosa a Sergio Agostini, che è morto in un momento dove io ero a Palermo. Suo figlio, quando mi ha avvisato, mi è dispiaciuto veramente non esserci, perché è stata una presenza molto importante nella mia vita da bambino, incontrato nelle scuole medie fino agli ultimi anni che ha vissuto qui, no? Mi è dispiaciuto non avergli fatto vedere la cucina del piccolo paradiso, perché l'ho illuminata utilizzando due pannelli di plessiglass sul quale ho fatto stampare due di 300 dipinti, un metro per un metro, che lui ha lavorato nell'arco di 20-30 anni almeno, che utilizzerò per metterli nella cupola del Colosseo del Monumento alla Pace, che è la Davide, no? Per cui Agostini darà la luce, sarà una cosa bellissima. Tutta la sua vita artistica non è andata sprecata, perché la vita ha fatto in modo, ad insaputa sua, mia e tutte le persone che ne sanno qualche cosa, di quello che era in serbo per noi, no? Noi dovevamo semplicemente fare il meglio di quello che potevamo fare. Mi ricordo il motto che mi ricordò quando andammo a San Zaccaria alla tomba di famiglia, dove ho fatto tutti quei bellissimi lavori, no? Grazie a lei. Le do ancora di lei, perché ho quel rispetto vero che va oltre la morte, no? Però la sento una persona molto intima, molto vicina. E il motto che lei mi disse, che è nella tomba di famiglia, no? Bisogna fe mei. Tradotto per i non romagnoli, bisogna fare meglio. Questo è il motto di quella erezione che Agostino ha sempre avuto. Ha sempre avuto un'erezione dignitosa, no? Cioè, a me non mi ha mai fatto un complimento. Mai fatto un complimento, né a scuola, a parte quello che capisci dei lavori che ti fa fare. Però mi ricordo un giorno, è un filmato suo nei Visito dove si vede Sergio Agostini. Sono contento di averlo registrato, mi sa che me lo vado a vedere dopo. Ad assaporare un po' la compagnia di quest'omone buono,
più di cultura, umile anche, no? E mentre stavo facendo una versione della Davide in Creta prima di arrivare alla definitiva, ero lì che lavoravo, lui era seduto, parlava, eccetera. A un certo punto ha detto qualcosa che io gli ero girato di spalle, ma mi ha colpito e non mi sono girato perché non sapevo cosa dire. Disse questa cosa qui: non credevo mai nella mia vita di poter conoscere un artista a livello di Fidia. Io Fidia non lo conosco tanto, conosco Michelangelo, ma so che è un masticone grosso. Un complimento così, che cazzo vuoi dire? Non ho avuto il coraggio di girarmi e non lo faccio neanche adesso perché non c'è bisogno di girarsi per apprezzare un po' di... Gira la telecamera, come vuoi, questo magari sì.